La notte tra il 6 ed il 7 dicembre, in collaborazione con RFI, Polizia di Stato, Protezione Civile e Provincia di Arezzo, è stata fatta un'esercitazione dove sono stati coinvolti due treni in un incidente. All'interno di un convoglio era presente un ragazzo che chiameremo Luca, con esigenze speciali, in questo caso specifico un autistico. Tutti i personaggi interessati nell'esercitazione avevano una parte da interpretare per evidenziare i comportamenti più o meno corretti nei confronti di persone con esigenze speciali. Prima di salire, Marta ha spiegato a Luca cosa avrebbero fatto con toni pacati e chiari. Luca si appresta a prendere il treno con la sua accompagnatrice, Marta. Luca cerca con movimenti continuativi la calma. Il treno, purtroppo, a causa di un incidente si ferma e l'addetto di Trenitalia cerca di spiegare la situazione. Correttamente si abbassa e utilizza toni pacati ed adeguati, anche se non riesce ad attirare l'attenzione. Marta, sì, ci sono. L'addetta di Trenitalia riesce ad entrare in confidenza con Luca, cercando di trovare un appiglio per comunicare e far tornare la calma. Buono il contatto, anche se molti autistici non lo gradiscono. All'arrivo, i vigili del fuoco, non sapendo ancora la situazione, sono stati un po' troppo invasivi e poco chiari. Infatti, Luca continua a cercare punti di riferimento in Marta. Al momento che è stata chiara l'esigenza, il capo squadra dei vigili del fuoco si è abbassato ed ha cercato uno spiraglio comunicativo, catturando l'attenzione e cercando di spiegare l'accaduto, anche se con termini poco chiari. Cosa che non va mai fatta è lasciare solo il ragazzo, che infatti si è alzato ed ha provato ad uscire come si evince dalle scene successive. Marta, Luca, Marta, è buio? Il capotreno si è tolto il cappello, si è presentato ed ha parlato con voce calma, cercando di trovare un colloquio e riportare tutto alla calma. Con la Marta? Con Marta, con Marta. Io non lo mangio con lui. E tu che stai facendo Si qua? esce. Le voci troppo alte e troppe persone lo hanno però riportato ad uno stato di ansia. Si esce. Guarda, siamo arrivati. Luca, guarda. Marta. Luca, guarda. Marta. Luca, no, no, Luca, guarda. Guarda che bel casco che c'è. Hai visto? Ottimo l'intervento del vigile del fuoco che si è tolto il casco, provando ad instaurare una relazione, anche se sfruttando l'input dell'accompagnatrice che suggerisce di contare. Si scende a 10, 1. I troppi interlocutori fanno sì che Luca faccia sempre riferimento a Marta, perché non riesce a trovare un elemento che gli trasmetta sicurezza e fiducia. Sei, sette, La vuole la colazione? otto, Nove, nove, dieci. Il prolungarsi della situazione ha fatto innervosire Luca, che vuole scendere dal treno. Anche se con troppe persone presenti, è stato contenuto dosando la forza. Il vigile del fuoco cerca un argomento che lo riporti alla calma. Troppi interlocutori e troppe richieste creano confusione. Infatti, si cerca di riequilibrare la conversazione con toni pacati e usando qualcosa che Luca conosce e è sempre un buon metodo, contare. Luca, Luca, si esce! Luca, guarda, Luca, 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 guarda, Luca, 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 contiamo, mi calmo, Luca, due, tre, uno, quattro, Luca, cinque, cinque, sei, sei, sette,
7, 8, 9, 10. È Natale! La situazione emergenziale giunge al termine ed il vigile del fuoco spiega ciò che andranno a fare, usando il suo metodo di calma, contare per farlo scendere. Due. Attaccati alla corda. Ok. Allora andiamo a prendere subito? No, guarda il treno, fermo, guarda il treno, Purtroppo le sirene, che non erano state annunciate, provocano in Luca una reazione di paura. Il vigile del fuoco riesce a contenere in maniera corretta e senza mai perdere la pazienza. Il progetto è stato realizzato da Vigili del Fuoco in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana, Polizia di Stato, Protezione Civile e Provincia di Arezzo, a supporto di Autismo Arezzo. I personaggi coinvolti nell'esercitazione hanno interpretato una parte per mettere in evidenza comportamenti, corretti o meno, nei riguardi di persone con esigenze speciali.